Buongiorno viaggiatori, sto lasciando Hong Kong in direzione di Taipei. Il porto profumato è stata una tappa intensa e stupenda di questo viaggio, ma la mia avventura non può fermarsi qui. Sono ormai a metà della mia impresa e ogni piccolo passo verso l'Asia mi fa capire quanto questo continente sia complesso e così diverso. Al mio arrivo a Taipei mi aspetterà una sorpresa. Allora, siete pronti a partire di nuovo? Sinceramente non amo molto gli alcolici e in questo viaggio il massimo che ho bevuto era una birra. Ma siamo in un karaoke asiatico e non esistono regole o limiti. La ragazza bionda che vedete cantare in mezzo alla sala si chiama Aushra, è lituana ed è una mia vecchia amica che vive da qualche anno a Taiwan. Tenete presente che i giapponesi, e gli orientali in generale, cantano principalmente solo canzoni orientali, a me sconosciute ovviamente. Ma a forza di brindisi, anche io do il mio contributo, biascicando un inglese da terza elementare mixato con un whisky senza ghiaccio. Nel frattempo, i primi amici iniziano a perdere i sensi. E finalmente lasciamo il karaoke. Non potete capire la mia felicità nel sapere che si va a dormire. Taipei è l'ottava tappa del mio viaggio. La temperatura è ottima, anche se il cielo è coperto. Qui si muovono tutti sugli scooter. Anche i semafori hanno uno spazio dedicato di stop solo per loro. I templi sono molto particolari. Ma hanno quel taglio kitsch tipico cinese, come ad esempio le scritte luminose. All'interno decine di persone pregano a sorte, inginocchiate o in piedi. Il profumo e la nebbia di incenso sono onnipresenti. Ci sono veramente tante persone, soprattutto donne. Anche qui non manca il supermercato dentro al tempio. E su molti tavoli ed altari potete trovare ogni tipo di pietanza o bevanda, lasciati lì per le divinità. Se entrate in un tempio buddista, prendetevi il tempo di osservare cosa vi sta attorno. Esco per strada per comprendere meglio questa città. Le vie sono molto colorate e durante il giorno le auto e i passanti sono costanti ed intensi. Sugli autobus e sui palazzi pubblicizzano dei videogiochi, perché una cosa che ho capito è che qui è pieno di giovani. Mi muovo nella metropolitana per arrivare al simbolo di Taipei, il World Trade Center taiwanese.
conosciuto meglio come Taipei 101. Dalla base si può entrare all'interno, dove è presente un centro commerciale su più livelli. Una cosa particolare dei fast food asiatici è che spesso vi viene dato questo aggeggio che vibra e si illumina quando il vostro ordine è pronto, mentre all'esterno... Per la rubrica... Meditazione a Taipei. Subito dietro ai ragazzi in meditazione si sta formando una manifestazione di protesta. Sinceramente non capisco di cosa si tratti, ma qui hanno una forma molto soft di lotta. È difficilissimo assistere a degli scontri fisici e i manifestanti sono per la maggior parte anziani. Nel frattempo, all'angolo di meditazione, si procede con esercizi di concentrazione come se nulla fosse. E così, davanti al Taipei 101, contemporaneamente si ammassano un sacco di bellissime ragazze. Quindi, alla mia sinistra abbiamo una passerella di modelle da ogni parte del mondo. Dietro di me i ragazzi intenti nella meditazione e alla mia destra manifestanti che protestano con cartelle e bandiere in mano. Questa ragazza mi spiega che le modelle sono lì per celebrare le donne. Girls all over the world, they're so beautiful and intelligent, so well prepared, and it's so nice to be here to explore the culture. E qui trovo anche una connazionale. Poi dopo magari lo vedi. No, ma per abbiamo una pagina su Facebook, Miss Charity Queen of One Power si chiama. Praticamente è un concorso che si basa su... abbiamo aiutato delle persone, le persone più bisognose, abbiamo raccolto dei fondi quando... lo scopo di aiutare comunque queste persone. Io ho conosciuto Christine, che è l'organizzatrice di questo concorso, la conosco da 3 anni, ho già fatto altri concorsi con lei e mi ha chiamata, mi ha riproposto un'altra finale mondiale. Praticamente sono l'unica italiana a rappresentare l'Italia. Lascio questo piccolo triangolo di pazzia per scoprire gli altri angoli di questa città. È abbastanza piacevole camminare per le vie di Taipei, anche se a bordo delle strade potete trovare migliaia di motocicli parcheggiati sui marciapiedi. Taiwan è un paese molto particolare, perché è una nazione che esiste con un proprio governo, una propria costituzione, delle libere elezioni, un proprio passaporto e una propria bandiera, ma da molti altri paesi ciò non viene riconosciuto. In Cina mi spiegano che la maggioranza delle persone considera Taiwan cinese e che questo viene professato ed insegnato fin dalle scuole. È per questa pressione cinese nel panorama internazionale che si mantiene questo status quo unico nel mondo. Mi muovo per le strade della città, sempre viva e colorata, per entrare nella metropolitana. Le stazioni metropolitane sono luoghi pieni di locali e fast food, dove le persone si incontrano o passano ore a leggere e a studiare. Anche a Taipei le persone aspettano religiosamente in coda l'arrivo della metro. Nei vagoni sono tutti molto silenziosi e taciturni, ma l'obliteratrice ha un suono da flipper stupendo.
Sto andando a vedere un altro palazzo importante di questa città. Il traffico è costante, ma molto ordinato. La cultura e i modi cinesi sono comunque presenti e profondi, dalla scrittura alla lingua, ma semplicemente qui non è Cina. I mercati sono spesso coperti e si snodano tra le strade, e ovviamente anche qui gli onnipresenti scooter possono arrivare. Nella vita frenetica di questa importante, seppur piccola, tigre asiatica, ho scoperto questo palazzo in cui si può ritrovare quella tranquillità e cultura di cui sentivo la mancanza. Nonostante siamo immersi nella metropoli, posso risentire finalmente il canto degli uccelli, il vento leggero che si muove tra i rami degli alberi, l'acqua che sgorga leggera, scossa solo da qualche pesce, dei piccoli sentieri a piedi che scompaiono tra i livelli di pietra e i piccoli punti in legno. In questo viaggio in solitaria per il mondo, con miliardi di persone intorno, poter ritrovare dei piccoli angoli di pace è come scoprire il silenzio per la prima volta. I semafori pedonali taiwanesi hanno qualcosa di magnetico. Forse per il moonwalking spinto, con cappello alla Michael Jackson annesso. La fila per salire sulla metro viene rispettata anche nelle ore più intense, perché ciò giova a tutti, cosa impossibile da trovare in Cina o in Italia. A Taiwan vanno pazzi per Hello Kitty, si può vedere ovunque. La sera è il momento migliore per girare tra i mercati e i locali. Ci sono sempre giovani per le strade. Questa è Zoe, che sta gustando una bevanda tipica di Taiwan. It's good. Questo è il metodo con cui viene fatta. Il sapore è buono, ma l'idea di succhiare un liquido con delle palline all'interno è qualcosa di troppo esotico per la mia bocca. Insieme a Zoe ordiniamo la mia ultima cena a Taipei e, come nel resto dell'Asia, anche lei. No. Anche lei mi chiede se voglio una zuppa, perché nel cibo asiatico due cose troverete sempre: piatti a base liquida e piatti piccanti. I miei giorni a Taipei sono esauriti. Lascio questa città giovane e divertente con un'ultima curiosità che mi ha molto colpito. Su tutti gli scontrini viene impresso un codice che partecipa ad una lotteria nazionale mensile. Quindi tutti collezionano ricevute e per chi non le volesse può lasciarle in questi box trasparenti, le cui eventuali vincite vanno in beneficenza. Mi muovo in direzione dell'aeroporto. Taipei è una città che mi ha sorpreso positivamente e sono sicuro che stupirà anche voi. Si parte per Pechino. Where would you be now?